I cenni di cronaca in breve, Napoli, Enrico Ameri. Sì, vi ricordo subito il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Napoli 1 e Fiorentina 1, tempo incerto a Napoli, il sole viene fuori ogni tanto come in questa occasione, gli spettatori sono 95.000, l'entusiasmo è di tipo partenopeo, fragoroso, entusiasta e assordante. Arbitra Pairetto, Guardarini, Di Bello e Iorio, paracadutisti dal cielo prima dell'inizio della partita con tricolore e bandiere del Napoli. Al terzo viene ammonito contratto per farlo su De Napoli, al quinto dopo un inizio di marca napoletana, angolo per la Fiorentina nato da un malinteso difensivo, angolo che non dà esito. Poi all'ottavo quasi il brivido del gol, lo dà Maradona con un calcio di punizione su cui Landucci non sarebbe arrivato se il tiro avesse preso lo specchio della porta. Poi c'è ancora un tiro pericoloso da parte di De Napoli, un altro ancora di Maradona, resta dolorante a terra intorno all'undicesimo Diaz per qualche minuto. Sempre Napoli in avanti, al quindicesimo ancora per battere una punizione con Maradona che manda la palla alta oltre la traversa, qualche volta la porta viola è salvata da fortunosi interventi. Ed eccoci al gol di Cannavale al trentesimo, Cannavale di esterno destro dopo uno scambio con Giordano che di tacco restituisce la palla al proprio giocatore, mentre il portiere in uscita deposita la palla alle spalle di Landucci. La Fiorentina reagisce con una punizione, poi con un angolo sui cui sviluppi Maradona si porta in difesa e restituisce il pallone a Garella. Sempre senza sbocchi l'azione viola, ma al 39esimo un calcio di punizione di Baggio concesso al limite d'area per fallo su Diaz con effetto riesce a battere Garella e riporta la situazione in parità 1-1. La Fiorentina nel finale del tempo cerca ancora la conclusione vincente, ma la difesa napoletana dice di no e l'ultimo pallone buono lo ha ancora una volta Giordano, bloccato da un felice intervento da parte di Landucci. Ripeto ancora il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco, Napoli 1 Fiorentina 1, linea Sandro Ciotti. Grazie Mary, ribadisco il parziale di Bergamo, l'Atalanta è andata a riposo in vantaggio sull'Inter per 1-0. Vai pure Enrico Mary da Napoli. Sì, d'accordo, con 4 punti di vantaggio del Napoli sull'Internazionale, ricordiamo ancora la classifica, Napoli 41, Inter 37 al momento, hanno ripreso a giocare le due formazioni che ricordo sono sul risultato di parità, una rete per parte ha segnato Carnevale al trentesimo per il Napoli, ha pareggiato Baccio su calcio di punizione al quarantesimo, intanto Bruno Gentili tiene al corrente, tiene sempre pronta la classifica per darci le variazioni, soprattutto per quanto riguarda le zone alte appunto della gradatoria. Ricordiamo nella formazione della Fiorentina, Landucci in porta, contratto Pin, Gentile, Maldera difensore, Oriali, Celsi, Antonioni, Onorati, centrocampisti, tornante Baggio, punta Diaz. Per la formazione del Napoli sono in campo Garella, Bruscolotti, Ferrario, Renica e Volpecina difensori, centrocampo compagni De Napoli, Maradona, Romano, punta Giordano e Cannavale. La palla in questo momento è condotta in avanti dalla Fiorentina e viene bloccata quasi a pochi metri dal limite dell'area del Napoli. C'è un calcio di punizione che sta per essere concesso dall'arbitro, già battuto. Parte in questo momento un tiro e la palla termina sul fondo, lontana dal palo di sinistra della rete difesa da Garella, che comunque si era buttato e che ora vediamo però sta parlando un po' concitato con i propri compagni della difesa. Va a terra Carnevale, c'è un calcio di punizione per conto della formazione napoletana, ecco Giordano che deposita il pallone nel punto dove è venuto il fallo, vicino a Giordano c'è Maradona e quindi una posizione particolarmente preziosa per i calci di punizione di Maradona qualora il giocatore volesse tentare la via della rete. Poi vediamo che vicino al pallone c'è anche Giordano e la barriera è stata formata in questo momento a un metro circa dal limite dell'area di rigore, è composta da 4 giocatori, si inserisce in questo momento anche Volpecino in questa barriera, la rincorsa ci sembra debba essere di Giordano, ci sarà molto probabilmente anche una finta, no invece è Maradona e tocco per Giordano, parte in questo momento il tiro in area per Maradona che si porta pericolosamente in area per ricevere il passaggio di ritorno, esce il portiere Landucci, recupera la palla, rimette il pallone in gioco mentre sono trascorsi, gentili ascoltatori, 5 minuti e 11 secondi dall'inizio del secondo tempo, punteggio 1-1 sul terreno del San Paolo di Napoli fra Napoli e Fiorentina. Vai pure Napoli. Attacca il Napoli, Volpecino rimette ancora verso il centro, Cannavale, colpo di tacco per mandare il pallone sulla destra per un eventuale compagno, ma la palla si innalza semplicemente davanti a Landucci in uscita e quindi suma questa azione, questo tentativo da parte di Cannavale di rimettere in azione un proprio compagno che fosse scattato eventualmente sul settore di destra. Vai Enrico. Sì, riprendiamo la linea mentre siamo giunti al 16° minuto di gioco, giocherella, palleggio di Maradona, passaggio verso Cannavale che scatta verso il centro, anche Maradona riceve il passaggio al limite, cerca di driblare due avversari, poi ancora in avanti, Landucci è uscito. Il pallone è terminato in calcio d'angolo con una serie di tocchi e di interventi, gentili ascoltatori, che forse hanno avuto come ultimo protagonista il portiere Landucci, che ha bloccato così questa azione irruente da parte della formazione del Napoli, che si è guardato in attacco con l'azione che ho descritta. Vai Napoli! 19 minuti di gioco al San Paolo di Napoli nel secondo tempo, proprio pochi istanti fa è uscito dal terreno di gioco Antonioni per lasciare il suo posto a Berti, numero 15, il cambio è avvenuto al 19° minuto di gioco del secondo tempo, la rimessa in gioco all'altezza del limite. Attenzione, dell'area. Attenzione Enrico, scusami, il Bari è passato in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Giusto, la palla ha colpito la base interna del palo ed è finita in gol, 1-0 per il Bari su Cesena, esattamente
al 23esimo minuto della ripresa. A te la linea. E mentre il Bari passava in vantaggio, per poco Maradona non raddoppiava per la formazione del Napoli. Il suo tiro è stato parato a terra da Landucci. Al limite dell'area Bruscolotti rovescia, recupera ancora sul settore di destra la formazione con Renica, che poi si riporta subito in avanti. Renica in possesso della palla, mentre Bagni riceve in questo momento il pallone trovandosi in una posizione centrale. Sta per superare la linea centrale del campo dopo essere entrato nel cerchio del centrocampo. Manda verso Maradona, cascata sulla destra, entra in area, tentativo di cross, parata a terra di Landucci, che si butta con le braccia protese verso il limite dell'area di porta e blocca il pericoloso cross di Maradona, che non sappiamo ancora come sia riuscito, nonostante la pressione dell'avversario Gelsi che lo controllava, ad effettuare questo cross. Vai pure Napoli. Sì, quasi alla mezz'ora di gioco, esattamente al 29esimo e 52 secondi del secondo tempo, punteggio invariato, una rete per parte con una nuova sostituzione da parte della Fiorentina che ha mandato negli spogliatoi Baggio e l'ha sostituito con una punta di Chiara. Enrica Meri a terminare. Eh sì, 5 minuti allo scudetto del Napoli, mancano 5 minuti esatti allo scudetto del Napoli, al primo scudetto della formazione partenopea. Gentili ascoltatori, apprestiamoci a seguire questo confronto che a mio avviso non dovrebbe avere più storie, anche per i risultati che sono stati ottenuti sugli altri campi dalla squadra che forse poteva ancora insidiare la formazione napoletana, ossia l'Inter sta perdendo sul terreno di Bergamo per una rete a zero e anche se riuscisse a pareggiare resterebbe sempre un punto di più al Napoli per conquistare lo scudetto. Continuiamo la nostra radiocronaca e controlliamo in questo momento il nostro cronometro. Gentili ascoltatori, 4 minuti allo scudetto del Napoli. Garella recupera in questo momento la palla, si è fatto incontro al pallone e cerca ora di scambiarla con il compagno di squadra Ferrario. Ed ecco che i campioni d'Italia stanno per giocare la palla con il difensore Renica, il quale è in possesso in questo momento della palla. La porta un po' in avanti e poi la cede ancora all'indietro Garella. Guardiamo ancora il nostro cronometro, 41 primi e 20 secondi dall'inizio del secondo tempo, risultati di parità, una rete per parte, Renica che in questo attenzione momento... Enrico, ti chiedo scusa, l'Ascoli ha battuto il Brescia per 2-1, te la linea. Attenzione Enrico, scusami, a Modena, il Messina ha pareggiato, al 43esimo ha segnato Gobbo, Modena 1, Messina 1, vai. Scusa, è finita anche a Bergamo, l'Atalanta ha battuto l'Inter per 1-0, a te la linea. E questa è una notizia che farà felicissimi i tifosi della formazione partenopea, che comunque felici lo sono lo stesso. Chiede spazio alla Serie B, scusa, Merico e Lecce, il Lecce ha battuto il Genoa per 2-1. Finale anche l'Olimpico, Roma finale Genoa, anche a Bari, Bari batte Cesena 1-0. Finale l'Olimpico, ripeto, Roma 0, Sampdoria 3. Attenzione, anche Empoli si inserisce, finale a Empoli, l'Avellino ha battuto l'Empoli 1-0. Anche Ferrara, gentili ascoltatori, sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, forse qualche collega sta parlando, ma il frastuono del pubblico mi impedisce di ascoltare, prego il collega di ripetere. No, nessuno doveva parlare, esce in questo momento Cannevale, autore del gol del Napoli, entra in questo momento Ferrara che gioca gli ultimi 4 minuti di questo confronto, ma che dico, 4 minuti, mancano forse meno di 2 minuti alla conclusione della partita. Ameri, finale anche a Verona 1-1 tra Verona e Juventus. 42 primi e 35 secondi di gioco dall'inizio del secondo tempo, mancano circa 2 primi alla conquista del primo scudetto da parte del Napoli e c'è un calcio di punizione che sta per essere assegnato alla formazione partenopea. Vicini al pallone ci sono De Napoli, c'è anche Maradona. Il calcio di punizione tirato da una posizione centrale rispetto alla rete difesa dal portiere Landucci che sul palo di sinistra sta dando le disposizioni ai propri compagni della barriera. Vediamo che sul pallone ci sono Giordano e Maradona, i due uomini che forse si incaricheranno di battere questo calcio di punizione. Maradona dice due parole a Giordano. 43 minuti di gioco e 6 secondi, quindi meno di un primo e 7 e 37 secondi alla conclusione di questa partita è lo scudetto del Napoli. La rincorsa di Maradona, tocca per Giordano, parte il tiro, la palla sul fondo, vola Landucci sulla propria destra a bloccare il pallone, ma la palla è terminata sul fondo. È sumata questa azione d'attacco da parte della formazione del Napoli, ma ancora una volta c'è stato un grosso pericolo per la rete di Landucci. La Fiorentina cerca di salvare il proprio risultato, ossia il pareggio. Siamo giunti al 43esimo minuto e 38 secondi del secondo tempo. La palla è recuperata da Gentile, ceduta ancora all'indietro in direzione del portiere Landucci, che ha recuperato in questo momento la palla, ma ambedue le squadre cercano di far passare il tempo. Ora c'è una rimessa in gioco da parte di Landucci, dalla parte opposta c'è un colpo di testa di Chiara, poi Diaz che aggancia il pallone, inseguito dai difensori e ceduto subito da Bruscolotti indietro a Garella, che è uscito fuori dai pali, recupera, rimette in azione Ferrara, che tocca uno dei primi palloni di questo suo nuovo ingresso sul terreno di gioco, è entrato sul terreno di gioco al posto di Cannevale, sta per entrare anche Caffarelli, sì, ci deve essere la passerella per tutti quelli che si sono dati da fare per la conquista di questo primo titolo del Napoli. Gentili ascoltatori, ci sembra quasi giunto il momento di darvi il segnale orario
dello scudetto del Napoli. E intanto le note del Soldati Innamorate, voi sapete che non è stato mai l'inno di battaglia del Napoli, ma l'inno con cui i giocatori, i tifosi del Napoli hanno salutato le vittorie, le imprese dei loro giocatori, risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che è tutto uno sventolio di bandiere azzurre, tutto lo stadio è azzurro. Signori, siamo giunti al 44 minuto e 41 secondi, quindi mancherebbero ed è finita! È finita! Il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987, una data storica nelle vicende del calcio italiano, in quelle ultra sessantenali del calcio Napoli, che conquista il suo primo scudetto, esplode nella gioia come potete sentire e nell'entusiasmo al San Paolo, troppo piccolo per accogliere tutti quelli che avrebbero voluto essere presenti a questo avvenimento che, per quanto riguarda il titolo, chiude il campionato con 7 giorni di anticipo. È stata una grande conquista conseguita, si può dire, settimana per settimana, superando forse soprattutto proprio in quest'ultima partita gli stress psicofisici che colgono tutte le squadre nel momento culminante del loro campionato, quando si è a due passi dal traguardo, e in particolare chi come il Napoli si è trovato per la prima volta ad affrontare tale momento. Bianchi ha superato a pieni voti la Salaurea Scudetto, dimostrandosi tecnico avveduto e coraggioso, un tecnico che ha saputo guidare la formazione sulla strada non certo facile dello Scudetto, tenendo sempre ben presenti per le sue scelte i momenti e le esigenze di una lotta che ha portato, che ha consentito al Napoli di sbaragliare una dopo l'altra tutte le contendenti, dimostratesi comunque inferiore alle attese. Elemento trainante è stato Maradona, che forse ha saputo trasfondere nei compagni il suo particolare momento di fresco vincitore di una Coppa Mondiale, e che è stato a volte solista inarrivabile, a volte collaboratore prezioso e insostituibile, a volte autentico scumizzo cui il pubblico generoso ha finito con il perdonare un po' tutto. Gli apporti dinamici e tecnici di Bagni, Romano, De Napoli, le grandi prestazioni difensive di Renica, Ferrara, Bruscolotti, Ferrario, Volpicina e Garella completano il quadro nel quale si inseriscono con classe e vena rinnovato uno splendido Giordano, che soprattutto in alcune partite di particolare interesse ha saputo rivestire i panni del protagonista, e gli apporti preziosi e determinanti di Caffarelli e soprattutto di Carnevale, secondo cannoniere, ricordiamo, del Napoli, con 7 reti dopo Maradona, che ne ha segnate 10. Ma due elementi vanno ancora menzionati tra quelli che hanno avuto un peso decisivo nella conquista di questo primo scudetto del Napoli. Il primo è stato il pubblico, un pubblico generoso e appassionato, unico nel suo tifo, sempre disciplinato e dignitoso e responsabile, anche quando in qualche stadio qualche scritta, qualche cartello apparso più che altro come un'offesa al buon gusto ne avrebbe potuto provocarne la reazione. Un pubblico, per concludere, già europeo prima ancora che la squadra faccia il suo ingresso ufficiale nella più grande competizione a squadre d'Europa. E infine, altro elemento decisivo, lo staff dei dirigenziali che ha avuto in corrado Fellaino, il tenace e caparbio presidente della vittoria, e con il quale hanno collaborato Italo Lodi e Pierpaolo Marino. Prima di concludere ricordo anche Romano Micelli, allenatore in seconda, Raffaele Cerullo, preparatore atletico, il dottore Emilia Campo, l'ammassionatore della squadra, Salvatore Carmando. Altri atleti ovviamente hanno collaborato durante la stagione, che potrebbe concludersi anche con un successo in Coppa Italia e che sarebbe ingiusto dimenticare, come Carannante, come Sola, Bigliardi, lo sfortunato Celestini, Muro, Di Fusco, Filardi, che hanno contribuito in misura rilevante al felice esito dell'impresa e che saranno chiamati ancora per le prossime fatiche di Coppa Italia. Gentili ascoltatori, voi sapete come sono svolte le vicende di questa ultima partita, che ha laureato il Napoli campione d'Italia per la prima volta. C'è stata una splendida rete di Carnevale sul passaggio di Giordano al 30°, c'è stato il pareggio di Baggio al 40°, su un bellissimo calcio di punizione. Voglio concludere, gentili ascoltatori, ma prima di lasciarvi voglio ricordarvi una frase che la Gazzetta dello Sport ha pubblicato prima che iniziasse il campionato. Riportava le parole di Giordano. Giordano disse allora, in tempi insospettabili, trascinati da Maradona, possiamo puntare in alto, saremo la squadra dell'anno, eravamo già forti, ora siamo fortissimi, il campionato sarà nostro. È stato un grande vate Giordano, come è stato un grande giocatore, e ha salvato soprattutto il Napoli nei momenti difficili di questa sua grande impresa. Gentili ascoltatori, mentre prosegue il trionfo della formazione partenopea, noi cediamo la linea, credendo di aver dato una già fin troppo, a Roberto Bortoluzzi. Bene, ti ringrazio Enrico Ameri.